Ciao amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo e nuovissimo video. Oggi andremo a vedere insieme come sostituire la lente, ovvero il vetrino di questa fotocamera, su questo bellissimo iPhone 12 Pro Max. Come potete notare, qui è rotto, è crettato, c'è un forellino e poi è entrato tutto lo sporco dentro e quindi quando si va a scattare le foto si vedono offuscate, non mette a fuoco, eccetera. Andiamo subito a vedere come si fa. Prendiamo un po' di arnesi, pinze, pinzette, pinzettine, anche accessori in plastica e andiamo a lavorare. Questo è il nuovo ricambio, se ci fate caso già qui all'interno ci danno una pinzettina in plastica, un pannetto per pulire la fotocamera e qui ci sono i tre ricambi perché vendono tutto il kit dei tre vetrini insieme, già con il biadesivo inserito e questi sono i vetrini. Come prima cosa vado a scaldare un po' con il phon in modo da ammorbidire il collante. Ho messo un po' di scotch qui lasciando il forellino aperto e con le pinzettine vado a togliere ogni singolo pezzo di vetro. Lavoro da fare piano piano con cautela, pazienza e senza fretta. Adesso vado a pulire qui intorno alla cornice, vado a togliere ulteriori pezzettini di vetro e la colla residua. Adesso amici andiamo a pulire la colla torno torno. Quindi in questo modo con accessorino in plastica andiamo a sollevare tutta la colla. Vedete? Questa è tutta colla, l'andiamo a togliere. Andiamo a togliere anche tutto lo sporco qui intorno, diamo proprio una bella pulita a tutta la fotocamera, fuori e dentro. Adesso amici abbiamo bisogno di due prodotti che abbiamo tutti in casa, quindi cotton fioc e alcol. Allora amici, per capire qual è il vetrino della fotocamera faccio questo test. Lo metto qui sopra e guardo lo spessore. Questo è il pezzettino di vetro che ho tolto ed è questo perché quest'altri hanno uno spessore maggiore. Quindi andrò a prendere questo vetrino qui. A questo punto, amici, rimaniamo per 60 secondi con il dito sopra. Ogni tanto ruotiamo il telefono per applicare la forza maggiore in tutti i punti attorno al vetrino. E adesso, amici, andiamo a fare il test della fotocamera. Zoom un po' così vedete meglio. Ok, per fare un test migliore, prendiamo una scritta e andiamo con il nostro telefono a vedere se mette a fuoco. Vedete? Esce il riquadro giallo, mette a fuoco, perfetto. Quindi niente, io direi che il lavoro è ben riuscito. Ottimo, vedete che spettacolo. Niente amici, io spero come al solito che il video vi sia piaciuto. In tal caso, se vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina. Solo in questo modo sarete sempre aggiornati sui miei nuovi prossimi video che usciranno sempre il weekend alle ore 18. Ciao belli, io vi saluto. Qualsiasi dubbio e perplessità, non esitate a scrivermela qui sotto nei commenti. Ciao belli!